non è la prima che faccio all'assessore su questo tema, ma perché penso che su quel percorso che è stato avviato da un po' di anni rispetto al rapporto tra ANAS, territorio e regione ci sia la necessità di strutturare un'iniziativa più consona alla difficoltà del momento, cioè il passaggio di competenze che è stato effettuato alcuni anni fa ha prodotto la nascita di un nuovo interlocutore e la difficoltà di alcuni comuni di discutere direttamente con questo soggetto. Alcuni mesi fa, anche grazie alla disponibilità dell'assessore, abbiamo approvato un ordine del giorno all'unanimità che istituiva dei tavoli tecnici operativi che mettessero insieme i vari soggetti che operano sulle tratte di competenza statale. E quindi noi ci troviamo in determinate situazioni ad avere una difficoltà per cui ANAS progetta degli interventi, la Regione fa una prima regia e i comuni hanno una difficoltà a capire quali sono gli interventi, a definire le priorità e tutto il resto. Questo vale per tante tratte, ma vale soprattutto per la 523, dove da alcuni mesi si sta discutendo sul territorio rispetto al fatto che ci sono delle evidenti criticità derivanti da scelte nel passato e ci sono delle situazioni che possono essere migliorate. Una è stata migliorata recentemente, cioè il fatto che tra le varie richieste dei comuni che hanno espresso su diversi ordini del giorno la migliore interconnessione tra l'autostrada e la 523 c'è stata una richiesta di Regione Liguria che io avevo sollecitato e che è stata inserita nel rinnovo delle concessioni di SALT. L'altro riguarda le rettifiche e gli interventi di manutenzione straordinaria che devono essere effettuati nel futuro su quella tratta, soprattutto nella parte alta della 523. E quindi l'interpellanza nasce con questo obiettivo. Dato che abbiamo uno strumento istituzionalizzato e votato dal Consiglio regionale, di confronto istituzionale tra regioni, comuni interessati e Regione Liguria e ANAS, sarebbe importante convocarlo, visto che c'è una forte spinta del territorio a intervenire rispetto ad alcune priorità di intervento. E quindi l'interpellanza nasce con questo obiettivo, di capire, vista anche questa forte richieste del territorio, le ragioni per cui finora non c'è ancora stato un confronto istituzionale. Ovviamente io metto le cose sempre in positivo, entro quando verrà convocato, visto che penso che l'assessore condivida con me il fatto che quando ci sono istituzioni locali, istituzioni regionali che vogliono collaborare in maniera anche positiva con ordini del giorno, non guardando solamente, diciamo, l'intervento nel proprio comune, un ente di programmazione e un ente di governo del territorio come la Regione non possa che esserne contento e fare asse anche nei confronti di ANAS che ha le sue priorità, ma penso che su questo ci sia la necessità di fare squadra e quindi mi aspetto che il ritardo sia solamente dovuto al fatto che debbano partire ancora le convocazioni. Poi se non sarà così e si scelgono altre strade, l'assessore ci spiegherà qual è la linea di intervento rispetto a questa richiesta e rispetto al fatto che su questa tratta c'è la necessità di una programmazione di lungo periodo, visto anche che pare che nei programmi di intervento di ANAS siano a disposizione 7,5 milioni di euro per gli interventi e per le iniziative di intervento su quella tratta.